Eccoci qua, cari amici, benvenuti di nuovo sul mio canale. Sono un po' emozionato perché questo è il primo di una serie di video su una delle più belle opere di filosofia mai scritte nella nostra bellissima storia della cultura occidentale. Sto parlando della Repubblica di Platone. Chi non conosce questo libro, chi non lo conosce per le sue splendide metafore, la metafora della caverna, la metafora del mito di Er, che poi sono state da noi interpretate come metafora, non era affatto detto che questo era lo scopo iniziale di Platone, chi non lo conosce per le sue utopie, come quella di Atlantide, per questa città che Platone dipinge nella Repubblica e che vorrebbe far assurgere alla città-stato ideale, al modello ideale. È un libro bellissimo, meraviglioso, che ha ricevuto questo nome, come lo conosciamo oggi, la Repubblica, da Cicerone, in una traduzione latina, perché all'inizio la traduzione, la versione originale del titolo era Politeia. Questo è un termine particolare per i greci perché ha un significato misto, vuol dire sia costituzione che vita politica, quindi vuol dire sia partecipazione alla vita della città-stato, dello stato che dir si voglia, che costituzione e riflessione sui fondamenti stessi di questo stato. Questo è il termine politeia, che era molto più fedele anche allo scopo con cui Platone scrisse questi 10 libri della Repubblica. Platone li scrisse nel 390 avanti Cristo, in un periodo, diciamo così, che va da 390 a 388. E cosa era successo ad Atene, che è la città in cui Platone nacque nel 428 e in cui morì nel 348 circa? Erano successe tantissime cose. Innanzitutto, Atene nel 424 aveva perso la guerra del Peloponneso. Nel 411 vede instaurarsi un governo oligarchico di 400 persone e questo fu possibile anche grazie a uno dei personaggi della Repubblica, del dialogo della Repubblica di Platone, che è Clitofonde, che era un intellettuale ateniese, un oligarca, che contribuì all'instaurazione di questo governo di 400. Dopodiché nel 404, da 404 a 400, ci fu la famosa tirannia dei 30 tiranni, che fu osteggiata con tutte le sue forze da Platone e da molti, anzi, filosofi intellettuali ateniesi, e che di fatto era una tirannia di 30 persone, ma il più importante di questi 30 tiranni era Crizia, era lo zio di Platone ed era amico di Socrate. Dopo la fine della tirannia dei 30, torna con un sussulto la democrazia ateniese. Questa grande democrazia fondata da Solone e da Pericle, cosa fa? La prima cosa che fa la democrazia ateniese è condannare a morte Socrate. Con un'accusa lanciata da Anito e Meleto, questa è la veste formale, diciamo, che è stata data all'accusa socratica. In realtà si condannò Socrate non solo perché era un gran rompiscatole, un tafano che punzecchia la vecchia cavalla, ci dice Platone nell'Apologia, ma lo si condannò soprattutto per le sue amicizie. L'amicizia con Crizia, lo zio di Platone, e l'amicizia con Alcibiade, che è stato un personaggio assolutamente negativo per Atene, ne ha combinate di tutti i colori, alleandosi con gli Spartani, alleandosi con i Persiani. Quindi, ecco, queste amicizie gravarono molto sulla sorte del caro maestro di Platone. Platone andrà a assistere al processo insieme a Glaucone, Adimanto e suoi fratelli, che erano a loro volta discepoli di Socrate e che sono altri due interlocutori del dialogo, ma come raccontato nel Fedone, si dice per una malattia, per un'influenza o qualcosa del genere, non presenziò alla morte di Socrate quando Socrate bebbe la cicuta. Quindi questo vi fa capire la cornice drammatica, la cornice meravigliosa in cui è stato scritto questo testo, La Repubblica, che si compone di 10 libri. Vi ho parlato un po' del contesto storico, quindi da qui avete avuto modo di vedere l'importanza che aveva per Platone la riflessione sulla città-stato, sulla forma dello Stato, la riflessione sulla politica. Questo non ce l'aveva solo per Platone, perché se si studia la storia della Grecia antica, ci si rende conto che in fondo i greci cos'è che hanno voluto da sempre rivendicare rispetto agli altri popoli, rispetto ai persiani, rispetto ai macedoni, rispetto ai romani, la propria autonomia. L'autonomia greca era l'espressione della libertà, della grecità.
Però questa autonomia aveva una contraddizione interna, perché i greci avevano tantissime città-stato divise tra di loro che anzi si facevano anche la guerra tra di loro, e quindi questa autonomia, questo obiettivo finale a cui miravano i greci, era di fatto ostacolata dallo stato di conflitto permanente e perenne di tutta l'area. E la storia della Grecia antica è proprio la storia delle forme di governo, è la storia che si accompagna a ogni cambio di guida in una città-stato, in Atene in particolare, si accompagna a una riflessione sulle forme di governo di questa città-stato, passando dall'oligarchia alla tirannide, alla democrazia. Ora, Platone era un antidemocratico, sicuramente, era diciamo anche un anti-oligarca, un anti-aristocratico, era uno che strizzava l'occhio alla tirannide, questo sì. Platone ebbe una grande amicizia con Dione, un suo discepolo, un discepolo dell'Accademia di Atene. Dione era, serviva Dionisio I di Siracusa, ed sono famosi i 4 viaggi che Platone fece a Siracusa. All'inizio si dice per vedere il vulcano e le bellezze paesaggistiche, però di fatto poi bazzicò molto attorno alla corte di Dionisio I. Quindi Platone sicuramente vedeva di buon occhio la guida e il governo di un sovrano, chiamiamolo così, illuminato, istruito secondo i precetti filosofici, quelli che andava lui esponendo con la sua accademia. È curioso il fatto che Aristotele, che pure elaborò la sua filosofia completamente in antitesi nelle idee, negli intenti rispetto a quella di Platone, Aristotele riuscì a completare questo disegno perché fu il precettore di Alessandro Magno. Quindi c'è sempre questa storia parallela della filosofia che ha molto a che fare con la politica, ecco. Quindi la riflessione sulle forme di governo della città per Platone era davvero importante, alla luce di quanto era successo a Socrate, eccetera. Non poteva non osteggiare la democrazia, però in questo libro, La Repubblica, lui si interroga, in quanto filosofo, su quale sia la forma di governo ideale per una città-stato, per una nazione, per uno stato in generale, e su quale sia soprattutto la paideia, la formazione dei governanti. Perciò questo libro preserva e conserva ancora tutto il fascino con cui è stato scritto e tutta l'intenzione autentica, pura, originaria del pensiero platonico. Inoltre questo libro è importantissimo e fondamentale perché fa un'operazione che pochi libri riescono a fare, solamente quelli riusciti in modo eccezionale ci riescono, ovvero riassume per sommi capi molte delle teorie del pensiero di Platone, come ad esempio la famosa teoria della tripartizione dell'anima, che è presente anche nel Fedo, ma che qui viene presentata in modo rivisitato, o la teoria dei gradi di conoscenza. Andremo addentro a tutte queste meravigliose teorie di Platone in questa serie di video. In questo primo video però io vi voglio esporre, vi voglio parlare, al di là del contesto storico di cui abbiamo già parlato, dei personaggi, perché ogni dialogo platonico soprattutto è fatto da personaggi che sono ben caratterizzati. Quindi i personaggi della Repubblica sono principalmente 6. C'è Socrate, naturalmente, e di Socrate parlerò in modo specifico in un video futuro, quindi lo conoscete anche solo per sentito dire, non sto qui a allungare il brodo. C'è Adimanto e c'è Glaucone, che sono i 2 fratelli di Platone. Poi c'è Polemarco, Clitofonte e Cefalo. E ora, chi sono tutti questi personaggi che ruotano intorno alla Repubblica? Partiamo dai fratelli di Platone e partiamo quindi da Platone. Platone, abbiamo detto, nacque nel 428 avanti Cristo. I genitori di Platone, che di nome faceva non Platone, che era un soprannome derivante da Platon, ovvero spalle larghe, erano Aristone e Perictione. Aristone del demo di Collito, perché Atene fu divisa in demi con la riforma di Clistene, e poi Perictione, che si dice fosse discendente addirittura di Solone, quindi una discendenza sicuramente eccellente. Ebbero appunto come figli Aristocle, ovvero Platone, Adimanto, Glaucone e Potone. E Potone, che è la sorella, l'unica femmina di questa figliata, darà alla luce Speusippo, che poi guiderà l'Accademia Ateniese di Platone dopo la sua morte. Questa accademia che fu chiusa da Giustiniano addirittura nel 500. Quindi questa era un po' la famiglia, ecco, di Platone. Adimanto e Glaucone sono 2 personaggi che compaiono spesso nei dialoghi perché erano 2 seguaci di Socrate, quindi tutti e 3
Platone, Adimante, Glaucone seguivano Socrate al giro per Atene in queste sue elucubrazioni filosofiche. Di Adimanto si sa meno, di Glaucone cosa si sa? Innanzitutto potrebbe essere anche questo un nome non reale, un soprannome, dovuto probabilmente a Glaucammatos, ovvero a occhi grandi, occhi da civetta, in omaggio forse anche ad Atene, non si sa molto. E si sa sicuramente che Glaucone era un musicista. Questo è importante perché fu importantissima la musica all'interno dell'Accademia Platonica e sarà importante anche nella formazione dei guardiani enunciata nella Repubblica. E questa attenzione verso la musica, oltre all'argomento dell'anima sempre qui riportato nella Repubblica, ci fa capire quanto la scuola platonica abbia ereditato dalla scuola pitagorica di Siracusa, sempre. Quindi sempre tutto torna e gira intorno a Siracusa. Platone conosceva molto bene i pitagorici e si pensa che Glaucone possa aver studiato con i pitagorici. Ricordiamo, Archita di Taranto fu uno degli ispiratori di Platone insieme a Socrate. Archita era un personaggio di Taranto, ma era anche un pitagorico. Ecco, quindi Glaucone ha questa affinità con la musica ed è uno degli interlocutori principali del dialogo. Poi c'è Clitofonte, di cui abbiamo già parlato, è colui che ha reso possibile, tra gli altri, l'instaurarsi nel 411 dell'oligarchia dei 400, era un personaggio intellettuale dell'Atene Bene ed era anche in parte un filosofo. Poi ci sono Cefalo e Polemarco. Cefalo chi è? Cefalo è colui da cui Socrate si reca in questa catabasis, in questa discesa nel Pireo, perché Socrate non amava molto scendere o uscire dai confini del centro cittadino di Atene. Il Pireo era molto distante dal centro, però in occasione delle bendidiadi, e poi ne parleremo nel prossimo video, Socrate va a casa di Cefalo e trova Cefalo che sta facendo sacrifici in onore della dea Bendis. Cefalo era anche lui di Siracusa, e ritorniamo sempre lì, era un mercante di scudi, quindi era un imprenditore sostanzialmente, come un imprenditore dei tempi nostri, e Socrate amava moltissimo parlare con giudici, imprenditori, militari, e ognuno di loro chiedeva appunto qualcosa inerente al suo campo di esperienza o di competenza, perché il presupposto da cui parte l'intera filosofia socratica e platonica è che la sapienza risiede nel non sapere nulla, e quindi bisogna innanzitutto contrastare l'atteggiamento di chi crede di sapere tutto, come di chi si crede arrivato nel campo della giurisprudenza, nel campo del commercio, eccetera. Con Cefalo però, prendendo l'argomento in modo indiretto, Socrate si metterà a discutere di giustizia, e ne parleremo anche qui nel prossimo video, che sarà dedicato al primo libro della Repubblica, molto più complicato, e più complicato perché è stato quello scritto per primo. Tra il primo libro e gli altri 9 c'è un grosso intervallo temporale, difficilmente quantificabile, ma si passa da una scrittura tipica dei dialoghi platonici giovanili, molto più articolata, e soprattutto una scrittura in cui non si arriva davvero a una conclusione riguardante il campo di discussione, in questo caso la giustizia, a una scrittura differente, una scrittura molto più divulgativa, e quindi a un raggiungimento della maturità piena di Platone. Platone scrisse questo testo nel 790, aveva circa 40 anni, quindi un testo della maturità, un testo diciamo che rientra nella fase avanzata della produzione platonica. Abbiamo detto di Cefalo. Cefalo aveva 3 figli, uno di questi era Polemarco, un altro era Lisia e un altro era Eutidemo. Eutidemo era un sofista, Lisia era un oratore famoso ad Atene. Polemarco chi è? Polemarco possiamo dire che è un filosofo, tutto sommato. Sia Polemarco che Lisia che Eutidemo nacquero a Siracusa, e Polemarco, tra questi concentriamoci su di lui, visse però ad Atene nella condizione di meteco. Chi erano i meteci? I meteci erano i greci che nascevano nelle colonie greche dell'Asia Minore o della Magna Grecia, e quando rientravano nella madre patria potevano soggiornarvi. Il padre di Polemarco, Cefalo, fu invitato direttamente da Solone e rimase ad Atene per 30 anni, quindi potevano soggiornarvi, ma dovevano pagare una tassa, dovevano farsi accompagnare da un protettore, un prostates, ed erano costretti a fare nucleo a parte, gruppo a parte nell'esercito.
eserciti. Ricordiamo che ad Atene, questo riguarda Socrate, riguarda Platone, riguarda tutti i filosofi ateniesi, chiunque aveva il dovere, in tempo di democrazia questo naturalmente, ma in generale si può dire, di partecipare all'esercito. Quindi ogni demo, la divisione in demi fu una grande riforma che portò proprio all'insorgere della democrazia, ogni demo doveva fornire una componente oplitica, quindi una componente di fanteria da terra. E questo si pensa, molti studiosi pensano, che possa avere contribuito a generare quel sentimento di fratellanza, comunanza tra l'aristocratico, il plebeo e quant'altro, che poi ha dato origine alla democrazia. Quindi Polemarco è questo personaggio, figlio di Cefalo. C'è rimasto un personaggio che è il più importante, il tremendo Trasimaco. È famoso di Trasimaco il passo del primo libro della Repubblica, lo vedremo anche questo nel prossimo video, in cui questo sofista ateniese si lancia furibondo contro Socrate e Socrate risponde mantenendo la classica compostezza del filosofo. Trasimaco era un sofista. I sofisti erano dei personaggi che si facevano pagare per elargire insegnamenti. Quindi hanno sofisti un atteggiamento antitetico, totalmente opposto rispetto a quello dei filosofi. I filosofi non prendono denaro, Socrate era povero in canna, e infatti anche di questo con una battuta si parlerà nel primo libro, quando Trasimaco disse dovresti farti pagare per quello che dici oppure dovresti pagarmi, Socrate dice ne avessi di soldi da dartene per sentire le tue perle di saggezza. Ecco, quindi i filosofi spesso non avevano molti denari, tranne Platone che era aristocratico, o non erano comunque interessati alla ricchezza, diciamo così, soprattutto legata alle loro prestazioni, mentre i sofisti erano praticamente dei vecchi maestri, degli antichi maestri, che sì, riflettevano anche loro sulla condotta umana, e questo è quello che accomuna i sofisti a Socrate. Socrate, al contrario di Platone, tutta la sua vita esercitò la filosofia attorno all'etica, attorno alla morale. Platone no, Platone andrà verso la filosofia teoretica, verso la metafisica, allargherà molto il campo. Socrate è un individuo morale, principalmente la sua filosofia è una filosofia morale, come quella dei sofisti, solo che i sofisti diciamo davano delle massime, degli stilemi di comportamento e si facevano pagare per questo motivo. E naturalmente c'era molto astio, soprattutto da parte di Platone. Ma perché questo? Perché i sofisti erano spesso ben considerati, erano molto abili a parlare, erano abilissimi nell'arte oratoria, e quindi anche in virtù dei compensi che prendevano, erano benestanti, avevano potere, avevano influenza. I filosofi no, i filosofi erano derisi davvero. Quindi qua c'è il primo grande scandalo che fa Platone con la Repubblica, ovvero far prendere sul serio i filosofi, che è una cosa che ancora oggi riesce molto difficile. Ricordiamo la commedia Le nuvole di Aristofane, dove Aristofane prende in giro Socrate rappresentandolo sempre con la testa tra le nuvole. Ricordiamo anche cosa dice Aristotele, del primo filosofo naturalista Talete, che si dice cadde in un pozzo guardando le stelle. Ecco, questa era l'immagine più o meno del filosofo che vigeva ai tempi di Platone. Però Platone ai filosofi in questo testo ribadisce un'importanza enorme. Saranno loro a guidare la città-stato, la repubblica, la politeia, la polis, questa utopia che Platone mette nero su bianco in questo testo, e saranno loro ad avere l'onere anche di prendere decisioni per conto di un demos che invece non risulterà mai agli occhi di Platone adeguato al compito, perché non educato nella musica, non educato nella ginnastica, soprattutto non educato nella filosofia. Questo è un libro meraviglioso, spero che questa breve introduzione vi sia piaciuta. Io intanto vi invito a leggerlo, perché la Repubblica è anche un testo estremamente accessibile, soprattutto dal secondo al decimo libro. Il primo libro è molto complesso e lo vedremo, e ci vediamo al prossimo libro, in cui inizieremo a parlare del grande tema di questo libro, ovvero il tema della giustizia. Vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati cliccando anche sull'icona della campanella, e potete lasciarmi naturalmente dei commenti, delle domande qui sotto, a cui rispondo ben volentieri se YouTube me lo permette, perché molto spesso YouTube non mi fa arrivare le notifiche, quindi se non vi rispondo non è perché vi voglio male, ma perché semplicemente non ho visto, mi è sfuggito il commento. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.